in paese, di questo ci dispiace, però credo che sia importante per quello che sarà il futuro, perché adesso noi tutte queste informazioni cercheremo di dare un modo di lavoro, un modo operandi che possa poi nella realtà, speriamo mai, possa essere pronto per dare una risposta migliore di quella che è stata oggi, che comunque è stata una risposta positiva. Stamattina avete coinvolto tutte le forze provinciali, comunali. Una bellissima cosa, perché abbiamo avuto la sensibilizzazione di Borgotaro, intesa come forze dell'ordine, forze di intervento impegnate in emergenza, Vigili del Fuoco in primis, che hanno fatto sulla struttura un lavoro enorme, perché hanno, come deve essere, loro hanno lavorato per mettere in sicurezza, portare fuori i primi feriti, perché sono loro che vanno nella struttura. Una volta in sicurezza arriviamo anche noi. E questo penso che sia il massimo, è una cosa fattibile a Borgotaro, proprio perché anche loro sono veramente dei volontari ai quali piace crescere e conoscere le difficoltà. Comando della Polizia Municipale, perché è intervenuta fisicamente a darci una mano nella gestione, e soprattutto anche il pronto soccorso, perché abbiamo avuto per la prima volta tutta la direzione coinvolta insieme al personale del pronto soccorso per ricevere questi simulanti, questi feriti, che erano più di 20. È una prova pratica nel momento in cui possa succedere un'emergenza. Quindi abbiamo coinvolto veramente la rete di emergenza della Valtaro. E per noi è servita anche fuori, perché erano coinvolte associazioni di tutto il territorio di Parma e fuori anche regione, però soprattutto rimane per noi un valore aggiunto, che è quello del risultato che abbiamo avuto in collaborazione di questa rete che si è messa in moto, che è quella reale di tutti i giorni.